Si chiamava Phil Valentine, aveva 61 anni di età, era giovanissimo, purtroppo è morto, non c'è più e pensate che la morte che l'uomo ha avuto deriverebbe da complicanze legate al Covid-19, al famigerato coronavirus. Nel luglio l'uomo era stato risultato positivo al Covid ed era un acceso personaggio che andava contro al vaccino, quindi era un fervente Novax. Se ne va a soli 61 anni di età, era un conduttore radiofonico, ripeto, americano, famoso, aveva una grande popolarità e sottovalutava il coronavirus, ci scherzava sopra, ci faceva dell'ironia e prendeva in giro quelle persone che si sottoponevano al vaccino. Eppure lui stesso però purtroppo è rimasto contagiato e la morte di lui è arrivata per complicanze legate al Covid-19. Ci avete fatto caso, cari utenti di YouTube, che tutti i Novax muoiono per Covid? Io sì. In ospedale pensate che si era pentito delle parole che aveva pronunciato. Il video termina qua. Phil Valentine, riposi in pace. Amen.